sulle ceneri di quella che fu una multisala cinematografica e prima ancora un vero e proprio teatro, anzi per essere più precisi il teatro dove nel 1978 io stesso ho debuttato, adesso sorge un nuovo punto vendita, COP.fi, Via del Madonnone, ed oggi, giorno dell'inaugurazione, siamo venuti per vederlo insieme a voi. Allora, alla direttrice il compito di illustrarci il punto vendita. Il punto vendita è un punto vendita, come vedete, molto innovativo. E la peculiarità di questo punto vendita è la parte dei freschissimi, quindi la forneria, dove insieme alla gastronomia e alle Harley c'è un turno unico dove il cliente può essere servito dallo stesso operatore su tutta la linea. E in più la produzione interna della schiacciata alla pala, che è una novità degli ultimi anni. Il punto di forza sono i prodotti locali, in questo caso la frutta si evidenzia e si valorizza un fornitore locale che è Legnaia. Quindi abbiamo una bella esposizione di prodotti locali che arrivano tutti i giorni, freschi e di qualità elevata. Ci sono circa 40 posti macchine dove i nostri soci e clienti possono in un'ora parcheggiare, fare la spesa con calma, tranquillità, e questo diciamo per essere al centro di una città come Firenze, quindi bella riva, Firenze Sud, credo che avere un parcheggio sia una comodità in più. Questa è una delle novità. Sì, è una novità molto importante per un negozio di una metratura come questa, dove dà la possibilità al socio consumatore di servirsi da solo e di non fare la fila alla cassa. Sono prodotti sempre freschi e buoni. C'è dalla parte delle casse, abbiamo 3 casse fast più 4 casse tradizionali e in più c'è il salvatempo, che per un minimercato è una novità assoluta. E dal nuovo punto vendita di Via del Madonnone a Firenze ci spostiamo per far posto al primo servizio in scaletta di questa settimana, solidarietà e legalità. Negli anni è cresciuto, ci sono stati tantissimi passi in avanti, si faceva fatica a trovare manodopera all'inizio, i primi anni, oggi abbiamo il problema contrario, non riusciamo a dare lavoro a tutti quelli che vengono ad offrire il loro lavoro, quindi tanti segnali di cambiamento e tanti giovani che si avvicinano. Domenico è una delle braccia della legalità. A Polistena, in Calabria, terra di mafia e di intimidazioni, guida la cooperativa Valle del Marro, che coltiva i campi confiscati all'Andrangheta. Racconta la sua esperienza nella sala consiliare dei Scandicci. È arrivato alle porte di Firenze per l'incontro promosso dalla locale sezione soci COP. Accanto a lui un parroco coraggioso, Don Pino De Masi, che lì dove la malavita detta legge ha fatto scattare una rivoluzione della legalità. C'è innanzitutto una mafiosità di comportamenti e poi ci sono dei segni negativi che appaiono subito. E allora si tratta di lasciarsi alle spalle questa mafiosità di comportamenti per iniziare a sognare, dove il sogno non è un'utopia, quindi a realizzare il cambiamento. Un cambiamento che passa poi attraverso segni concreti. Quale l'utilizzo dei beni confiscati, quali il lavoro con i ragazzi, con i minori a rischio soprattutto. Ecco, l'esperienza che noi stiamo vivendo a Polistena va in questo senso. Dal lavoro nei campi al recupero dell'edificio simbolo dell'Andrangheta a Polistena, ora confiscato e diventato un centro polifunzionale. Unicop Firenze e la Fondazione Il Cuore si scioglie da tempo sostengono questa realtà e anche le sezioni soci COP, come quella di Scandicci, sono arrivate fino in Calabria per conoscere da vicino questo progetto. Da qui è nata l'idea di organizzare un incontro in Toscana. L'abbiamo voluto fare in un momento importante e significativo per il nostro comune come la Fiera di Scandicci, dove si evidenzia il territorio, la socialità di questo comune, l'economia di questo comune e proprio questa economia che è minacciata in taluni casi dalla mafia, dalle emergenze mafiose nel nostro territorio. Noi abbiamo voluto portare la testimonianza di questi soggetti, di queste persone, perché anche da noi si accresca la consapevolezza di questi pericoli. Nella nostra regione sono oltre 100 i beni confiscati alla mafia e presto se ne aggiungeranno altri. Si apre però il problema del loro effettivo utilizzo.
La sfida culturale è quella di innanzitutto tutelare il territorio consentendo credito a chi di dovere, cercando di costruire davvero la rete del contrasto per esempio all'usura. E poi c'è davvero da ricostruire anche questo tessuto sociale, perché no, proprio grazie ai beni confiscati che nella loro finalità sociale possono dare origine a imprenditoria sociale di altro segno, ma sicuramente efficace. Allora, foto di gruppo, parte una nuova avventura, con che spirito? Ma lo spirito ce l'abbiamo altissimo, siamo contentissimi, carichi, pronti e contenti, molto emozionati, perché per noi, per tanti, è la prima esperienza di una nuova apertura, però ce la facciamo, siamo forti. Il colpo d'occhio è davvero bello. Sì, effettivamente è un negozio che risponde appieno a quelle che erano le aspettative nostre, quindi di dare un valore a questo territorio attraverso una struttura che valorizzasse la spesa quotidiana, insomma, con una bella piazza dei freschi e con una spesa completa. Abbiamo anche rispolverato un nome che ricorda insomma, una parte importante della storia della cooperativa, insomma, la cooperativa vecchia del Madonnone, e quindi insomma, via del Madonnone acquista anche un valore anche da questo punto di vista. Insomma, arriviamo al passato, ma insomma, guardando al futuro con un negozio diciamo adeguato alle esigenze dei soci e dei consumatori di oggi. Noi ci aspettiamo che questo punto di vendita rafforzi ancora la cooperativa in un quartiere dove ce n'era sicuramente bisogno, per i soci del quartiere ma anche per chi in questo quartiere ci viene a lavorare o comunque ci viene di passaggio. È un grandissimo passo in avanti, un grandissimo risultato dell'amministrazione, un grandissimo risultato da un punto di vista del servizio ai clienti. Unihop ha creato comunque in un anno e in 4 mesi di lavori tangibili, da quando i cittadini hanno cominciato a vedere i lavori, un punto vendita che ha determinate caratteristiche notevoli. Ci sono grandissime novità da un punto di vista dell'organizzazione interna. In più è un servizio che rispetto a prima migliora tantissimo. È un risultato straordinario, secondo me. Ancora un break dal nuovo punto vendita di Via del Madonnone per occuparci del prossimo servizio. Non ti scordar di te. Parlare di Alzheimer nel più grande centro commerciale della città. È la sezione Soci Coop di Prato ad aver organizzato un momento di incontro per dare risposte alle domande delle persone su assistenza, cura, prevenzione. Venerdì 14 ottobre nel Parco Prato sono arrivati esperti e associazioni. C'è necessità da parte delle famiglie del territorio di avere una concreta traccia, strada a chi rivolgersi per avere un aiuto concreto sotto questa malattia che è invalidante, sia per chi ce l'ha e per i familiari che lo assistono. L'occasione è importante perché è proprio un momento di conoscenza e di sensibilizzazione e anche il far capire che è una cosa che succede anche ad altri, e quindi è proprio negli incontri con gli altri e nello scambio delle relazioni, delle informazioni, che poi si divulga la conoscenza, ma al tempo stesso si fa solidarietà. Solo a Prato si contano quasi 4.000 persone affette dalla patologia. 8 anziani su 10 sono assistiti tra le mura domestiche. Consideriamo il doppio, no? Perché l'Alzheimer è una malattia che colpisce chi ne è malato e colpisce i familiari. Come dico io, 1 milione di persone in Italia, 3 milioni ne soffrono. I costi umani sono veramente paragonabili ai costi della malattia, ai costi intesi come sofferenza fisica del malato e come costi farmacologici, assistenziali. Uno stile di vita sano nel percorso dell'invecchiamento, e per sano non intendo uno stile di vita senza peccati, ma uno stile di vita in cui si fanno ma non sono sempre gli stessi, si mangia ma non troppo, vita non sedentaria, vita di relazione soprattutto. Uno stile di vita di questo tipo è uno stile di vita che contrasta l'insorgenza della malattia, non solo, ma anche nei casi conclamati di demenza, i malati che quotidianamente sono tenuti in attività mantengono più a lungo
le loro funzioni e così anche i sintomi sono più contenuti. Quindi qualcosa si può fare, non è vero che non si può fare niente. E per non lasciare sole le famiglie, a Prato è nato un nuovo servizio presentato durante l'incontro. Si chiama Nonno Sitting ed è una palestra per la mente, per il fisico, ma anche per il buon umore. Sì, si tratta di un progetto che si rivolge alle famiglie, ma soprattutto alle persone anziane che sono in quella fase critica, diciamo, che precede la demenza senile, il decadimento cognitivo, fase di fragilità, per cui insomma lasciarle sole in casa è molto difficile. Spesso le famiglie sono costrette a rinunciare anche a un lavoro part time, e soprattutto gli anziani sono costretti anche all'isolamento, quindi anche alla depressione, insomma, non le giova. Mentre nel nostro servizio facciamo un'attività, diciamo, di stimolazione. Intanto nei punti vendita di Unicoop Firenze continua la campagna Non ti scordar di te, per raccogliere fondi a sostegno della ricerca contro l'Alzheimer grazie all'acquisto di particolari prodotti. A dicembre sarà la volta dell'acqua minerale. E un in bocca al lupo a tutti noi. Beh, e tutti questi... Questi sono... tutti o comunque una gran parte dei ragazzi che hanno partecipato e che parteciperanno a questo nuovo inizio, di questo nuovo punto vendita, e sono tutti ragazzi che ognuno nel suo piccolo ha dato tantissimo, e quindi siamo veramente fortunati perché siamo un bel gruppo, e si può dire gruppo veramente con la G maiuscola. Buongiorno, sono le ore 9:10, copri il madonnone e auguro la gentile clientela, tutto il personale, una buona giornata. Primo giorno di apertura del nuovo punto vendita, è curiosa? Sì, sono curiosa di vedere un punto vendita Coop vicino a casa. Quindi lei abita nella zona? Sì, sì. È importante quindi un punto vendita qui? È importante, sì, perché mancava. Com'è la schiacciata? Buonissima. Oh, e quindi si comincia bene? Sì, 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 bene, bene. Ma poi... Bello, bello, piace, piace. Bello, beautiful. Yeah, it's really nice. Today is open, yeah? I didn't know that. Sorry. I thought, why is so many people here? But I like it. Yeah, it's really nice. It looks really good. Come viene salutato questo nuovo punto vendita dai soci? Dai soci viene salutato molto bene. Abbiamo fatto un'assemblea qui nella zona la scorsa settimana per presentarlo, e i soci erano molto contenti, anche perché lasciamo un negozio molto piccolo, con pochi servizi, per avere un negozio, questo qui del Madonnone, di oltre 500 metri quadri, con moltissimi servizi per i soci e per i clienti, e con prezzi ancora più bassi. Questa è una zona che aveva bisogno di un negozio così. Sì, perché in questa zona non c'è un supermercato di queste dimensioni, e soprattutto non c'è un supermercato con questo tipo di servizi. Pensiamo solo alla forneria, alla possibilità di avere pane schiacciata, calda, sfornata continuamente. E anche le referenze che sono in questo negozio, dai libri a tutta la piazza del fresco, fornisce un servizio che non c'era in questa zona e di cui i soci, che in questa zona sono molti, avevano bisogno. E allora a noi non rimane che riporre il nostro carrello. Finisce qui la trasmissione. L'appuntamento per quanto ci riguarda è tra 7 giorni. Ciao a tutti.